scambiavano messaggi sulla piattaforma Telegram organizzando manifestazioni di protesta anche violente. Per questo la Polizia di Stato ha fatto scattare perquisizioni domiciliari informatiche a carico di appartenenti al mondo Novax nelle città di Milano, Roma, Bergamo, Reggio Emilia, Venezia e Padova. Nelle chat intercettate i Novax ipotizzavano violenze anche con armi durante il raduno Novax a Roma di sabato prossimo e nelle rispettive province di residenza contro non meglio precisati obiettivi istituzionali. La frangia Novax, secondo le indagini della Procura di Milano, era composta da 5 donne e 3 uomini.